ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo 49esimo episodio della serie di Minecraft. Ragazzi, allora vi ricordate dove eravamo finiti? Qua sotto in miniera nello scorso episodio, nel 48esimo episodio, che vi siete persi, dovete andare a vedere solamente in descrizione. Va bene, allora ragazzi, devo raccontarvi un pochino di cose, perché ho visto molti commenti nell'ultimo episodio. Molti dicevano: Stepney, devi ricominciare a fare i tagli. E molti continuano a dire: Stepney, questa serie è grandiosa e riceve un grande supporto. Io purtroppo vorrei veramente con tutto il cuore trovare un compromesso per poter accontentare tutti, ma voi lo sapete bene che non è semplice. Cioè, io dovrei fare, per poter accontentare tutti ogni giorno, credo, boh, almeno 5, 6, 7 video al giorno, perché c'è chi vuole piuttosto un gioco, chi ne vuole un altro. Se avete notato in questo periodo, e non potete dire di no perché altrimenti davvero mi offendo, sto cercando di alternare veramente tutto. La serie di Minecraft, a The Fall of Arta, che sarebbe l'Adventure. Poi in questi giorni sto cercando di creare la modcraft insieme a Surreal e insieme a Vegas. Sto cercando anche di creare un'altra mappa sempre di Minecraft, perché Minecraft è una delle serie seguite di più e la sto alternando in questi giorni molto, e non potete dirmi di no, anzi se no vi do una testata. Quindi, per piacere, a volte si chiede solamente una cosa: un pochino di comprensione da parte vostra. Cioè, per rendetevi conto che purtroppo non si può sempre fare tutto e non si può sempre accontentare tutti, ragazzi. Io sono certo che voi siate persone intelligenti e vi rendete conto se magari una volta non faccio ciò che volete ma la faccio il giorno dopo. È normale, perché anche in un canale di 130.000 iscritti, essendo tantissime persone, si cerca di fare il più possibile per accontentarle tutte. E non mi sembra di star facendo un brutto lavoro, cioè non è per darmi meriti assolutamente, però è perché è così. Penso che in questi giorni mi sto sforzando veramente tanto per accontentarvi. Va bene, fatta questa piccola premessa, direi di andare avanti perché ci siamo persi. Dove cazzo sono finito? Allora, io odio solamente una cosa di queste grotte. Sono ganze perché trovi un monte di cose divertenti, puoi trovare i dungeon, puoi trovare eccetera, va bene? Trovi le rotaie che tra l'altro mi servono, però ti perdi. È impossibile non perdersi, perché è un labirinto. Cioè, anche se non lo chiamavano dungeon, lo chiamavano labirinto, senza torce, no. Oddio, meno male c'è il legno in queste miniere. Prendi un altro po' di torce, che rimaniamo a secco. Comunque ho letto un po' di commenti vostri per proseguire la serie. Per commenti vostri cosa intendo? Intendo consigli su costruzioni da poter fare nell'avanti serie. Ok, ho visto per esempio l'igloo da fare come casa di Snowy. È una cosa davvero molto carina. Anche se molti avevano detto come casa di Snowy di fare una mega zucca gigante. Ma non è semplice fare una pixel art e una zucca. Quindi vediamo un po', magari facciamo, non lo so, una Snowville, ovvero un piccolo igloo con delle zucche attorno, qualcosa di divertente, tipo delle zucche di Halloween, vediamo. Prima però direi che la cosa principalmente importante è riuscire ad uscire da questo posto, non pensate? Io penso di sì. Comunque ho visto in molti, tipo 3 o 4 persone, sono lamentati della qualità audio che riguarda la tastiera che fa un po' troppo rumore. Allora, io utilizzo una tastiera meccanica, le tastiere meccaniche fanno un macello incredibile. Cioè, tipo, se io faccio così, voi lo sentite di gran lunga, perché sto utilizzando un microfono, diciamo, abbastanza, che prende suoni abbastanza ampi e non molto incentivati sul dritto, così. E di conseguenza non sentite questo rumore. Per questo volevo in questi giorni acquistare un microfono con una scheda audio a parte. È una spesa importante perché in questi giorni ho anche preso la scheda madre e la scheda video che mi è stata inviata da Sam, che ringrazio infinitamente. Cioè, veramente, se non mi avesse inviato la scheda video lui non avrei saputo come fare. Magari se imparo l'italiano in modo migliore forse è meglio. Dove cazzo sei finito, Step? Comunque, questo per dirvi che se sentite questi rumori è per colpa del microfono e colpa ovviamente anche della tastiera che, essendo meccanica, fa un po' di macello. Dove siamo? Bene. I collegamenti non mi aiutano perché, essendo un posto tutto identico, bene, noi non troviamo niente nelle chest, vaffanculo, cioè neanche una targhetta per soddisfazione. Ma tra l'altro sento anche dei cazzo di mostri everywhere. Tipo degli zombie. No, questi sono ragni. Sono qua dietro. Li sento. Bene. Bene. Come non detto, non siamo giunti in nessun punto. Oltre a quello mi avete anche consigliato di fare una stanza dei trofei. Ok, perché spacco con quello? No, assolutamente. Una stanza dei trofei. Una stanza tipo di Iron Man che contiene tutte le nostre armature che dovremmo... Vedete che c'era qualcosa di interessante? Porca miseria ladra, se odio i ragni velenosi. Vai, vediamo ammazzarvi tutti,
No, ehi. Tanto non posso morire dal veleno fino a prova contraria. Questo lo spacchiamo. Ora non ti preoccupare, ammazzo anche te. Tranquillo, è solo una questione di organizzazione. Guarda, vieni qua. Vieni. Oh no, no, fermi tutti. Cosa stai facendo, Step? Ti rendi conto che ti stai praticamente suicidando in pasto ai ragni? Ok, adesso sai cosa fai? Adesso aspetti che siano passati tutti. Che sia passato il veleno. Ti chiudi in una stanzina. Ti chiudi per così. Perché hai solo un cuore e stai facendo un'enorme cazzatona. Va bene? Ok. Prendi un respiro profondo. Sta andando tutto bene. Non stai esagerando. Forse sì, stai esagerando. Ok. Allora. No. Chiudi. Non mi fido. Bene. Allora, la stanza delle armature sarebbe stato figo farla, che ne so, tipo sottoterra, con un'apertura, che ne so, a pistoni. Una specie di base segreta. Voi cosa ne pensate in merito? Cioè, io voglio credere i vostri consigli ovviamente per andare avanti, però vi ricordo anche che se riuscissimo a raggiungere la nostra base, avrei piacere nell'andare nel Nether e nell'Endworld, scusate, e costruire una semi-farm di Enderpearl, non di Enderman, cioè noi non prenderemo esperienza, almeno che non li aiutiamo a ucciderli, perché volevo fare, tipo, che ne so, 7-8 golem di ferro nell'End, perché li confondo accidentalmente, e far sì che uccidessero tutti gli End. Ovviamente però devi fare cosa? Devi fare una specie di muraglia che non permette di suicidarsi ai cosi, appunto ai golem, che sennò cadono nel vuoto, capito? Ci siamo understand? Penso di sì, avete capito ovviamente. Ho visto che molti me l'hanno anche appoggiata, e molti hanno detto, però devi fare anche le targhette per ridare i nomi a tutti, come nella vecchia missione per uccidere il drago dell'End. Ci sta, ragazzi, però il problema è che tante targhette non è semplice da averle, eh. Dove diavolo siamo? Madonna, perché poi c'è il veleno che dura tantissimo? Perché vi ricordo che mi avete fatto... Oh, calma, eh. Mi avete fatto mettere nelle impostazioni difficili... Ah, non era... Con la 1.8 si è sbloccato di nuovo. Boh, io lo rimetto difficile. Si è sbloccato tutto insieme. Boh, a capirci qualcosa con tutti questi aggiornamenti. Dove diavolo siamo? Dove diavolo devo uscire? No, voglio uscire da qui, ragazzi. Vi giuro, voglio tornare nel mio mondo. Io pensavo fosse un dungeon tranquillo, ma invece non è niente di... Fermi tutti, permesso. Ehi, dove si va qua? Bene, lava come lava, come se ogni punto non fosse identico a un altro punto precedentemente visitato. Queste grotte, ragazzi, mi fanno impazzire, io ve lo dico. Prendi il ferro, così ci facciamo l'armatura vela da appoggiare sul palchettino per tutte le armature. Ci manca, allora, se prendiamo questa, ci manca quella di ferro. No, quella di diamante ce l'abbiamo già. Dobbiamo fare quella di ferro, quella d'oro non so se basta i materiali che ho già. Spero di sì. Una torcia. Altre torce. Il labirinto. Topi. No, sono... sì, sono topi alla fine, perché... Interessantevole. Dove andiamo? Mio Dio. I pipistrelli sono topi volanti, in realtà, se non lo sapevate. Bene. Un vicolo cieco, stranamente, come al solito. Di qua mi metto neanche a scavare, tanto non sfociamo mai da niente. Quindi torniamo su... Prima possibile, prima di venire uccisi. Non è un vicolo cieco. Ciao zombie, come stai? Ori, grazie. Livello 32, dobbiamo incantare qualcosa. Altre chest con semi di zucca. Non mi servono semi di zucca, però li abbiamo trovati. Bene, andiamo avanti. Allora, o torniamo su alla carlona. In questo momento mi sembra il metodo migliore, perché mi sembra di essere bloccato giù. E non vorrei essere bloccato giù. Altro dungeon di ragni? Forse sì. L'altra volta io mi ricordo che avevamo trovato quella specie di, boh, spawner dove c'era il creeper. Ma dove cavolo si passa? Poi non credo esista un spawner per i creeper in generale. Cioè, penso ci siano gli spawn per i ragni, per gli zombie, così, ma non per i creeper. I creeper nascono naturalmente. Cioè, è tutta una cosa normale, penso. Toh. Mori. Ah, eccolo qua! È questo! Allora, forse ci siamo! Fermi tutti! Fermi, come ha fatto a colpirmi? Hai fatto a colpirmi, schifo merda. Allora, fermi tutti, respiro profondo. Io ricordo di questo... ricordo di questo posto. E non è poco ricordarsi di una zona, eh. E te! Bastardo, mi hai spaventato. Allora, fermi tutti. Altra chest.
Diamanti! Col cazzo che ci sono i diamanti, ma ti pare? Ma vaffanculo, va, prendi le rotaie. Queste sì che fanno... Non ho più spazio. Via l'occhio. Anche se l'occhio ci serve per le pozioni, e vabbè, un giorno le faremo, eh. Un giorno molto, ma molto remoto le faremo. Faremo tutte le pozioni. Qua non c'è niente. Penso di aver capito dove siamo. E penso di aver capito dove dobbiamo andare. O almeno credo. Qua è chiuso? Bene, non c'è neanche il collegamento su... di qua, è di qua. Fidatevi. Fidatevi del sottoscritto. Noi siamo arrivati da qui. Mi ricordo il ferro. Forse. Che poi comunque il ferro ci può restare utile per fare appunto i golem e per fare il percorso di ferro del Nether. Allora, calmiamoci. Calmiamoci. Noi eravamo qua. Siamo arrivati da qua. Può darsi. Può darsi, ragazzi. Ci sono torce? Una torcia c'era. Questa è vuota? No, non è vuota. Se era vuota era sicuramente la strada giusta. Porca loca. Torcia! Bene! Torcia, torcia, torcia. Possiamo seguire le torce e trovare in qualche modo una via d'uscita. Siamo arrivati da qua, me lo sento. No, non siamo arrivati da qua. Forse sì. Dubito. Dubito! Cazzo di Buddha, ma perché così? Ma perché? Ah, fermi tutti. Abbiate un secondo di pazienza. Devo fare un rigeneramento delle idee nel mio cervello. Noi siamo arrivati sicuramente da questo punto, ma probabilmente da di qua. Da di qua. Bene, 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 bene. Vedo un percorso alternativo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Fidatevi del sottoscritto. Fidatevi del sottoscritto, anche se nemmeno io mi fido di me stesso, però voi fidatevi. Perché se voi avete fiducia in me, forse un qualcosina viene fuori. Step. Zombie. Ciao. Ascolti, vorrei solamente sapere dov'è l'uscita. Non mi interessa. Non voglio quello che vende. Vabbè. Si è suicidato. Io non l'ho neanche colpito più. Da dove arrivano? Da dove arrivate? Basta. Morite male, maledetti. C'è uno spawner. Cos'è? Quanti siete? Quello si è buggato nel sottosuolo. Aiuto, aiuto. Ci siamo persi, ragazzi. Non avrei voluto dirlo, ma ci siamo persi. Eccoci. Eccoci, mancava solamente questo. Ci mancava solamente... Oh, cazzo. Step. Step. Con calma. Devi prendere... Oh, bene, un po' d'ossigeno. Dove sono finito? Sempre peggio. Cioè, non migliora mai la situazione. C'è una torcia, però. Il che vuol dire che... Come faccio a essere già... Ma ragazzi, a mali fottuti estremi... Fottuti estremi rimedi. Torniamo su alla Carlona. Vai, vai. Ma ci penso io. Torna su piano piano in questo modo. Oh, porca miseria. Ah! Dove cazzo son finito? Non lo so. Quindi penso proprio che io scaverò verso la terra madre. Verso la base segreta, che tanto segreta non era, perché era molto impetuosa. In mezzo alla radura scorge la natura. Steppenberg ricoperto di diamanti dovrà tornare lassù. Non so perché sto cantando, ma sembrava divertente, quindi spero che lo apprezzerete un po'. Ok, sono dell'idea che le cose ci stiano sfuggendo letteralmente di mano. Dove cazzo siamo? Nothing can stop me now. Della terra, delle galline, sento dei polli, vedo la terra base. Non è vero, vedo la terra normale. Dove cazzo siamo finiti? Allora, ok, siamo nella savana. Ricordo di questo posto, ma la domanda è: la nostra casa è in là o dalla parte opposta? Sicuramente con la sfortuna che ho è dalla parte opposta. Ma noi ci proviamo. Noi facciamo un tentativo, dai, ti prego. Ti supplico. Fammi tornare a casa. Holly everywhere. Mucche everywhere. Creeper everywhere. Ducche everywhere. L'hai detto, guardate, tutti in fiamme. Ah! Aiuto! Avevo visto una zucca. Eccola qua. Mi servono le zucche. Una... due, tre. Vorrei portare un seme di questa pianta in casa mia. Droppa, droppa, droppa. Alberello, se non fai il malandrino, dammi l'alberino che poi lo pianto nel mio giardino.
Io odio la natura! Grandioso, veramente epico. Guarda, neanche un fottuto alberello della ceppa di minchia! Comunque, è ufficiale. Dovremo anche costruire una casetta sull'albero. Sì, una volta ritornati a casa, una volta che avremo ritrovato la strada di casa. Porca puttana. Allora ragazzi, mentre io smatto per scoprire dove cazzo abitiamo, dove cazzo è la nostra mega struttura gigantesca ipergalattica, dove dovevo fare un cavolo di faro per ritrovare la strada e non l'ho mai fatto, io vi ringrazio per avermi seguito. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ho cercato di alternare il Minecraft normale con un po' di tagli e provare ad accontentarvi tutti, quindi lasciate un bel mi piace. Sì. Ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Vi ricordo di passare al secondo canale perché è uscito un altro video, anche dalla pagina di Facebook che trovate sempre in descrizione. Poi da sempre tutto.